Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Il caso della chiusura del servizio di biglietteria con operatore presso la stazione di Montecatini Monsummano arriva in regione. Marco Niccolai, consigliere regionale del PD e presidente della commissione area interna, ha infatti presentato un'interrogazione al presidente Giani per sapere quali azioni intenda mettere in atto la regione nei riguardi di Ferrovie per giungere in tempi brevi, si legge nell'interrogazione, anche in considerazione della valenza turistica che riveste lo scalo ferroviario, a ripristino di un servizio previsto dal contratto e funzionale recenti e consistenti interventi di adeguamento realizzati nella stessa stazione. E ora i titoli delle principali notizie di mattinata. La produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato continua ad essere in recupero, ma rimane la grande preoccupazione per il futuro. Questo è il giudizio di Confindustria, mentre Confesercenti è preoccupata per l'aumento di costi e prezzi. Alcune strade della zona industriale di Pistoia sono interessate da continue rotture delle tubature d'acqua, con conseguenti disagi e sprechi del prezioso liquido. I residenti sono preoccupati. Tutto pronto quasi per quanto riguarda il Giro della Toscana Internazionale Femminile di Ciclismo, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Saranno 4 le tappe in programma con 170 atlete in gara e con il gran finale a Montecatini. Iniziamo però da un'altra notizia di cronaca. Riguarda, a dire la verità, ieri sera, o meglio il tardo pomeriggio, c'è stato un po' di preoccupazione, ma niente più. L'incendio di Serpaglie che ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, si è sviluppato nella vicinanza di alcune aziende e abitazioni in via Campolungo a Borgabugiano, è stato infatti domato in poco tempo dai vigili del fuoco prontamente intervenuti grazie alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Le fiamme hanno lambito alcuni fabbricati, in particolare un'abitazione, tanto che in attesa dell'arrivo dei pompieri gli stessi abitanti della zona hanno provveduto a bagnare il terreno per cercare di limitare il propagarsi del fuoco. La Regione Toscana, ricordiamo, ha attivato il numero verde 800 425 425 per segnalare eventuali incendi boschivi. Resta valido comunque anche il numero di emergenza unico, l'112. Alcuni residenti ci hanno segnalato in una zona di Sant'Agostino particolarmente sfortunata con le tubature dell'acqua. Siamo qui in via Venturi a Sant'Agostino, una strada dove ci sono stati tanti rattoppi negli ultimi tempi e tante perdite d'acqua. Da almeno 4 anni è sempre soggetta ad aperture dell'asfalto perché ci sono parecchie perdite dalle tubature dell'acqua, molto 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 abbondanti. Da metà giugno i lavori su questa strada sono stati almeno 8, 9, 10, sono sempre i soliti punti che vengono aperti. Per cui, a parte creare il disagio, lo sporco e quant'altro, è proprio il dispiacere di vedere sprecare tutta quest'acqua potabile. E qui continuano a fare lavori, diciamo, sommari, almeno a nostro giudizio, perché non è possibile che vengano aperti sempre, sempre i soliti punti. Gli ultimi 20 giorni davanti alla carrozzeria hanno fatto 3 rattoppi e nel giro di 1 alla settimana praticamente. È un disagio perché poi lasciano tutto sporco. E ho dovuto rilavare io, le ho chiesto se per piacere ripulivano e siamo nel mezzo alla mota e alla polvere. Da marzo appunto abbiamo riscontrato diverse volte questa perdita, soprattutto da maggio quando sono entrata, è già la seconda, la terza volta che questa perdita appunto si rompe, e ora sono venuta a ripararla 10 giorni fa e di nuovo si è rirotta un'altra volta. Ora sembra minima, però se non vengono appunto a ripararla brevemente ci ritroviamo proprio il lago qui davanti. Questi mesi c'è già stata una perdita d'acqua notevole? Sì, 10 giorni fa appunto ho chiamato la Publiacqua perché qui davanti c'era proprio il lago e sono venuti subito a ripararla, per l'amor di Dio, però neanche 10 giorni fa si è rirotta nuovamente. Qui siamo in via Galileo Galilei, sempre a Sant'Agostino, per segnalare un'altra perdita sull'asfalto dell'acqua. La perdita è stata molto copiosa, abbiamo telefonato
effettivamente sono intervenuti nel giro di pochi giorni, perché probabilmente le chiamate nella zona e comunque di per Publiacqua sono parecchie, e stanno riparando questa perdita veramente copiosa, che comunque anche qui negli ultimi mesi è stata fatta almeno 2 o 3 volte, e negli anni sono, come si è detto, per via Venturi, e sono sempre le solite, sempre i soliti punti che vengono chiusi, riaperti, chiusi, riaperti. Qui è stata veramente abbondante, abbondante, abbondante. Questa è una situazione neppure troppo particolare, perché purtroppo ne troviamo a giro diverse. La dispersione dell'acqua per quanto riguarda gli acquedotti, le tubature, è paurosa in Italia in generale. Sentiamo che cosa dice Confindustria per quanto riguarda l'economia. La produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato continua ad essere in recupero, ma rimane grande preoccupazione per il futuro. È il giudizio di Confindustria Toscana Nord sui dati relativi al secondo semestre 2022. In particolare, il livello della produzione tra aprile e giugno di quest'anno segna un più 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Diverso però è l'andamento tra le tre province, con Lucca e Pistoia più stabili, rispettivamente più 1,8% e più 0,7%, mentre Prato, il territorio che nella pandemia aveva perso di più e che aveva quindi più terreno da recuperare, segna un buon più 8,8%. A Lucca registrano ancora un segno meno le prestazioni della moda e della chimica plastica. Spicca invece l'andamento del settore metallurgico, positivi anche i dati relativi alla meccanica, alla nautica, alimentare, lapideo e carta. Per quanto riguarda Pistoia, sono in calo le prestazioni di chimica plastica, alimentari e soprattutto arredamento, che include anche i materassi. Settori però, spiegano da Confindustria, che vengono da stagioni con prestazioni 2021 molto buone. Tra gli altri settori si segnalano le ottime prestazioni del calzaturiero, seguito dall'abbigliamento maglieria, carta cartotecnica, metalmeccanica. Stabile a Pistoia il settore del tessile, che invece a Prato registra un incremento a 2 cifre, seguito da un buon incremento anche del meccano tessile. Il sistema produttivo pratese complessivamente riprende quota, ma a trainarlo sono settori particolarmente energivori, che quindi soffrono molto del rincaro dell'energia. Del resto, l'incremento dei prezzi di energia, gas e materie prime e l'evoluzione del quadro economico-politico nazionale ed internazionale preoccupano tutte le imprese per quanto riguarda le prospettive future. E a proposito di preoccupazione, arriva anche da Confesercenti una preoccupazione, riguarda l'aumento dei costi e dei prezzi. Ancora un grido d'allarme di Confesercenti sulla situazione delle imprese associate, soprattutto nel periodo che andrà dall'autunno al 2023. L'analisi che è emersa è realistica, né pessimistica né ottimistica ovviamente. La preoccupazione per l'autunno prossimo e per l'anno 2023. Quali sono i temi? L'energia. Noi vogliamo che sia scongiurata assolutamente un lockdown, una chiusura anticipata delle attività, ristorazione, bar, pub, discoteche, sarebbe un disastro. Ci sono costi insopportabili di energia già oggi e siamo preoccupati perché non si torni a una crescita economica dello 0, come il Fondo Monetario insomma ha anticipato. Il turismo ovviamente tira nelle strutture recettive, anche in montagna, dato il caldo. Però bisogna dire che ci sono punti critici, sia perché i margini di guadagno sono ridotti, sia per, diciamo, la mancanza, come abbiamo sollevato più volte, del personale. Siamo poi marginali, è stato ribadito, come territori, per la resatezza delle infrastrutture, non si riesce a andare avanti, le infrastrutture vecchie, e non c'è soprattutto una visione, non c'è una politica per l'innovazione per quanto riguarda il commercio, e noi, come abbiamo detto più volte, riteniamo il digitale, anche se è difficile, anche se la cultura è arretrata, fondamentale per combattere online.
e poi le risorse, insomma, che abbiamo, e sono tante, restano potenziali. Questo è il giudizio che si ribadisce. Visione e pragmatismo, ad esempio, su una risorsa fondamentale come le Terme Montegatini. Ecco, questi sono i temi di fondo che sono emersi, che noi abbiamo appunto espresso e che vorremmo sottoporre alle istituzioni e alla politica, e crediamo ci sia bisogno di un patto, insomma, tra istituzioni, politica, rappresentanza delle imprese e anche dei lavoratori. Giovedì inizierà la terza edizione dell'Orsignarum Festival. Al via il 4 agosto l'Orsigna Arum Festival tra rigenerazione, cammini, incontri, laboratori, musica. Il festival sarà accolto nei boschi dell'Orsigna, quindi la peculiarità è che tutto avviene a 1200 metri di altitudine. Ogni giorno infatti avremo laboratori di yoga, perché uno dei filoni principali sarà quello appunto della rigenerazione. Importanti saranno ovviamente tutti i percorsi proprio nella natura, ovvero i trekking, le camminate. Il focus di questa saranno poi gli incontri, perché ogni giornata sarà dedicata ad approfondire, a esplorare il tema della montagna. E venerdì invece avremo l'onore di ospitare Massimo Zamboni, che dialogherà con Simona Baldanzi, quindi l'ex chitarrista dei CCCP. Sabato avremo invece un'importante testimonianza, davvero, che è quella portata dalle tante realtà che lavorano nel campo dell'accoglienza. Proprio domenica 7 agosto la Camminata per la Pace intercetta Orsigna, intercetta Darum. Una parte dell'incasso, ovviamente, togliamo le spese sostenute, verrà devoluta al progetto Wilmen Anesba del Comitato in Bianco e Nero, che sostiene la missione di Suor Valeria in Guinea-Bissau. Attualmente stiamo costruendo una casa per ospitare le suore e ingrandire l'ospedale. In futuro l'obiettivo è quello di fare una scuola. Purtroppo il nostro Appennino sta a livello proprio di popolazione, di attività, sta un po' scomparendo, e si spera proprio che grazie un po' anche ad Arum riprenda vita. Questa è l'idea di Arum. Quando si parla di cultura non si parla esclusivamente dei nostri musei, dei nostri teatri, ma ci sono iniziative come questa che durante l'estate in modo particolare nascono nelle zone montane e attraggono tantissime persone, tantissimi concittadini, tantissimi turisti, ma soprattutto offrono veramente programmi di qualità. L'Arum Festival è uno di questi, si sta consolidando, sta crescendo in uno dei luoghi più belli della nostra città, che è appunto Orsigna. Paio di cose di sport, di notizie di sport. Nuovo acquisto intanto in casa del Futsal Gesinti, campionato di calcio a 5 serie a 2, serie A scusate, neopromossa in serie A. Si tratta dell'attaccante sardo Jacopo Ugas, classe 96, la sua prima stagione nella massima categoria. Il giocatore proviene dall'Alto Vicentino Futsal serie A2, 6 gol per lui nell'ultimo torneo, con il quale ha realizzato appunto 6 reti. In precedenza Ugas aveva vestito la maglia del Monastir Cosmoto, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie B e della Leonardo Cagliari in Serie A2. Quasi tutto pronto per l'edizione 2022 del Giro della Toscana Internazionale Femminile di Ciclismo. Poco meno di un mese all'inizio della 26ª edizione, siete pronti? Siamo pronti, siamo prontissimi, siamo già pronti da 15 giorni fa, abbiamo tutte le squadre già dal mese di aprile avevo già 28 squadre al nostro Giro della Toscana. Ci sono delle novità, ritorna a Firenze, cambia il percorso e torna al Giro a 4 tappe. Torna a girare al 4 tappe. Firenze era un po' che ci stavo dietro qualche mese, non qualche anno, perché ho lasciato nel 2013 per volontà mia, perché abbiamo voluto ridurre il giro, e quindi abbiamo messo a Campi Bisenzio un bel circuito per velocisti, e le Cascine una bella cronometro di 3 km. Poi c'è lei alle tue spalle, c'è Michela sempre certo. Col giro. Tutto viene risolto in nome di Michela. Quindi devo ringraziare tutti i miei collaboratori, ma in particolare Michela, perché ogni giorno mi dà sostegno, mi dà aiuto e è con me, ed ecco perché siamo riusciti a fare queste grandi cose. La volontà è solo sua e il merito è solo suo. Ciao Michela e ciao, vi aspetto tutti. È un film! E purtroppo siamo costretti a chiudere questo telegiornale con una brutta notizia di cronaca arrivata proprio pochi secondi fa in redazione.
Si è verificato da poco un incidente sul lavoro in località Santo Moro, frazione alle porte di Pistoia. Ancora non sono chiare le dinamiche di quanto accaduto. Si tratta di un incidente all'interno di un cantiere di una casa privata. Sul posto ci sono in questo momento i sanitari del 118, le ambulanze della Croce d'Oro di Montale e lo staff della medicina del lavoro che ha chiesto, cioè, i sanitari hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso della Regione Toscana. Quindi quando interviene l'elicottero di solito è abbastanza grave, speriamo non gravissimo. Ovviamente vi rimandiamo per le altre notizie alle nostre pagine social e soprattutto ai telegiornali, alle prossime edizioni del telegiornale, il prossimo alle 19. Prima però vi lascio a Tra le righe, un libro a settimana a cura di Silvia Cocchini, Valentina Fiorinesca e Simone Priami. Poi Giallo Pistoia, per parlare anche qui di libri e non solo, ovviamente stile noir. E poi Acqua in bocca, ma non troppo, c'è da vedere l'incontro con Vittorio Sgarbi di qualche giorno fa a Montecatini. Poi ci vediamo noi, più tardi.